Ok ragazzi, ok. Ciao amici, come state? Allora, vediamo un attimo se funziona tutto bene. È la prima live che sto facendo dopo l'aggiornamento. Ciao Stream Element, ciao Sound Alerts. L'unica cosa non ho capito perché non viene fuori i messaggi. Condividiamo come al solito. Ok ragazzi, non so come va, non so come qui, non so come lì, bla 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 bla, andiamo su Twitter. Adesso voglio provare anche a vedere tra l'altro se funziona il mouse. Vediamo un attimo. Il mouse non credo. Ciao ragazzi! Come state? Mitici Xbox Series X. Devo ricordarmi di guardare qua e no di là la telecamera della PlayStation. Una di là e una di qua. Xbox Series X, Two Point Campus, è uscito 2 giorni fa in Day One Edition sull'Xbox Game Pass. E stiamo. Lo sto provando. Adesso io voglio vedere solo una cosa. Sempre guardare lì per vedere ragazzi se non scrivete qualcosa, perché non viene, almeno credo che non venga fuori. Adesso provo a mandare un messaggio però, eh. Ciao amico mio, come stai Luigi? Tutto bene? Sto provando e sto vedendo se sono dentro nella categoria, ma non c'è. E poi tra l'altro non riesco a capire come far venire fuori la chat sulla Xbox. Ok, allora quasi vanno, quello va. Allora, forse non hai esperienza come rettore, ma non solo è una possibilità. Devo sempre guardare il coso lì, eh. Tra l'altro dovrei anche allargare la parte della gente. Fondi iniziali, 500.000, non posso aumentarli? Va bene, amico mio. Corso base di gestione campus. Vediamo un attimo come creare questo nuovo nostro business.
A university is not something that one simply opens. No, è caduto like a logo. Savings account or a jar of pickles. Any self-respecting academic institution was doubtlessly opened long ago by dignified people who wore bowler hats and spoke via subtitle. The world is a creation of the past, and it is our job to keep it all going and try not to touch anything. Ok, raga. Perfetto. Allora, diamo il benvenuto. Dove la vita scorre lentamente. Informazioni. Scienziologia. Students are reminded that you came here on purpose. Usare, credo di no. Allora, diciamo che si può usare, ma è un po' strano. Allora, è identico per il laboratorio scientifico. Quanto vuoi? Facciamo così? È troppo grande? No, facciamolo così. Fatta gigantesca, eh? Poi ok, il pannellozzo, ok, e poi la porta. Troppo grosso, troppo grosso. Ok, questions. Yes, we are testing you. Ora assumiamo un docente. Yes. Allora, vedi che qua assumi un docente. Allora. Ok, assumi un docente. Ok, non è l'altro. Ah, sta facendo casino. X. Gente. Ah, serve un wizard. Assumiamolo, assumiamo, c'è solo lui. E poi sbattiamolo qua. Dove va? Bello. Non posso spegnere, no. Lasciali che poi ci penso io, non tirarlo fuori. Allora, you're listening to Ricky Hawthorne. Dov'è che sta andando sto docente? Ma per quale motivations te ne vai e non vai a lavorare? Good day, I'm Ricky Hawthorne and welcome to the show. On my drive in this morning, forse I was speedily overtaken by a car full of whippersnappers, pipsqueaks and good for some things. I couldn't tell what they were chanting, but it certainly did look like fun. So today, only partly because I've got nothing else planned, I thought I'd pay tribute to those young people by telling you a few stories from my glory days. Janitor required in lecture theatre. Speriamo, via. Espulso. C'hai i capelli troppo rossi e a cresta. Noi va bene, noi via bene. Sta piangendo, poverino. Randy.
Henderson. Ciao bello, alla prossima. New students should make a good first impression. No pressure. Now taking students for Scientography. The timetable has now been published. Schedule your lives accordingly. L'hanno fatto, nessuno si è trovato, ma troppo non era. No, non so se fa. Ok, quindi. Siete all'uso del bagno, ok. Dormitorio, il bagno. Facciamo il bagno. Io il bagno lo farei qua in mezzo. Fianco dove si mangia. Porta. Poi io metterei il lavandino. Visitors should be checked in and then removed immediately. 4 e butto. Questo che cos'è? La prima volta che disinfettare per le mani. E questo che cos'è? Domani ad aria. Ok, siamo ragazzi. Iniziamo. Vai. Ok ragazzi, adesso non diciamo stupido. Ah, qua dove fanno le lezioni. Allora, poi X. Dormitorio, bagno. Auditorium, c'è già laboratorio scientifico, dormitorio. Siamo bello grosso, eh? And clouds it with debt. Quattro. Uno dei due non può avere l'armadio. Those of you who don't know how I spent my formative years, I was born, bred and buttered right here in Two Point County before attending what was then called Two Point University. I think it's still called that now, but it was then too. Right, top draw anecdotes coming up, but first, here's another toe tapper. Tuition fees are expensive, and education is priceless. E poi gli mettiamo il dispenser perché questi ragazzi dopo Covid bisogna che si lavano le mani. Una piantina di. Ok. Ok, andiamo. Vediamo se i ragazzi hanno bisogno o devo fare gli altri letti magari. Effettivamente un dormitorio per due. Ah, vedi che si riutilizzano anche l'armadio, si riutilizzano anche l'armadio. Perfetto. Sta dormendo, poi aspetta l'altro che dorme. E ok, perfetto, ci sta. La cibo la mettiamo di qua, eh? Ah, cibo c'è solo. Frequently asked questions. Okay. No, your chicken should not be pink. Cominciamo. Poi mettiamo le panche.
che i ragazzi si devono divertire. Poi mettiamo il dispenser per le mani e ci mettiamo un bel... Come si fa a girare? Uno delle bibite e uno. Oh, il cesto è nelle... Warning, stupid questions will make you look stupid. Uno per pulire, ok. Manutentore. Ma oggetto, il testino della spalla. Anche qui perché qua studenti terribili mandano in giro la sminchia e dappertutto, eh? Ok. When it comes to food, sometimes simple living is happy living. Don't get me wrong, I'm incredibly lucky to eat a wide range of things nowadays. Well, from Loki, chicken sandwiches to pastas of seemingly infinite shapes and lengths. Vediamo un attimo, hai ragione, aspetta un attimo, caricamento, impostazione, hai ragione Loki, disattiva visualizzazione, salvataggio, sottotitoli, possiamo anche mettere i sottotitoli. Lingua italiano, lingua audio, va bene, il mandarino c'è. Allora, mostro tutto. Allora, no, volume audio, musica, bravissimo, la mettiamo a zero. Anche se io credo che questa musica non abbia copyright perché roba non è... Facciamo così, volume DJ, forse il DJ. Opzioni. Perché poi tra l'altro non c'è neanche il cosa sai per streamer, quindi credo che... Ah, guarda il tipo, Loki, sto provando con la Xbox. Students are reminded that this is the fun part. Ciao amico mio Maurizio, buongiorno, buona giornata, mi raccomando, sono in streaming, c'è un sacco di gente, Loki, Willis, dai, vieni dentro a trovarmi se puoi, ciao amico mio, ciao Willis, buongiorno, live inedita, ma dai, non ti ci vedo in questo gioco, ogni tanto cambiare fa bene, sì, allora, stavo provando, Willis, amico mio, la Xbox Series X, perché... L'avevo criticata una volta era in beta un programma a parte che si stoppava, era un casino. Adesso l'hanno integrata praticamente Twitch nella dashboard e non avevo ancora fatto una live. Allora avevo già comprato microfono, tutto, poi ho comprato anche l'Elgato per fare tutte le cose fatidissime, no? E non avevo ancora provato, visto che su poi Campus questi giochi sinceramente a me piacciono tantissimo. E ho deciso di farla stamattina, perché poi stasera, ieri e l'altro ieri ero troppo stanco, amica mia, non ce l'ho fatta. E, l'unica cosa che devo capire è come far venire fuori i sottotitoli, la chat vostra nella TV come fa sulla Play. Questo non sono riuscito ancora a capirlo, adesso vedo se si può fare o no. Se si può fare praticamente come la Play è una figata assurda. Perché sennò vedi adesso ti ho visto in ritardo perché devo buttare l'occhio sul computer che è qua sulla mia destra. E sì, volevo fare una live, perché tra un po', amico mio, cominceranno i giochi anche Xbox e io, essendo un giocatore a 360, mi piace tantissimo Gran Turismo, mi piace tantissimo Formula 1, ci gioco online sempre, però sinceramente bisogna anche cambiare, dopo mi fossilizzo e non mi va.
questi giochi qua io li adoro, poi soprattutto che sono nel pass e sono gratuiti, invece di aver speso 40 euro mi fa veramente strizzare gli occhi. Ho terminato da 10 ore. Oh cazzo, allora hai terminato 10 ore trial, quindi non ci puoi più giocare. È figo però, eh. Ti piace Formula 1, Willis? Aspetta un attimo. Aspetta quando cominciano a uscire gli altri giochi più fighi, vedrai che lo buttano a 29. Secondo me. Quindi non... Secondo me non c'è tutta sta urgenza. Poi devi vedere tu se ti piace tanto. Allora, l'aula di biologia. Perché non riesco a capire... Students are reminded that I'm not your mom. No, diciamo, può andare bene, secondo me. Può andare bene. Può andare bene l'aula di biologia. Tra pochi mesi... Come tra pochi mesi? Tra un anno? Oh, spero che sia tra un anno, eh! Allora, biblioteca. Spero che sia tra un anno, ti dico la verità. Allora, la biblioteca, ragazzi, devo farla anche un po' più grande, secondo me, eh? Però, vabbè. Questo che cos'è? Ok. Ci siamo. Qua ci mettiamo tutti i libri. Poi ci mettiamo. If you hear this, please drink some water. Thank you. Allora, poi tra. Non ne vale la pena. 44 euro ho fatto Game Pass Ultimate. Io ho tutti i giochi del mondo. Sì, anch'io ho il Game Pass Ultimate. Tu sai, hai convertito con il Gold, vero? Io ho fatto 3 anni. 3 anni con una... è una cosa che si può fare benissimo, non c'è nessuna. 3 anni con 110 euro, penso. Allora io li metterei così per la questione Covid. Voi cosa dite, ragazzi? Eh? Allora, 3 computer e io metterei anche questo per chi è solo... perché solo è una stanza un po' piccolina. Sono contento mio figlio con Xbox e staff are reminded per un anno. To care sì. About students. Beh, hanno messo anche l'altro Formula 1, perché come tu sai benissimo Game Pass Ultimate ha dentro anche il Electronic Arts. No, assolutamente la voglio, la stanza è una stanza fighissima, anche se sinceramente è un po' piccola, eh? È un po' piccola. Allora, secondo me, scienziologia, aspetta un attimo, scienziologia. Forse ho sbagliato. Sì, perché mi dice, mi dà sto errore. Ciao Bonac, buon giovedì mio caro, sei già in vacanza? Sì amico mio, sono in vacanza fino a settembre. Allora, così è? Formula 22, ma solo per Xbox. Hard work may or may not pay off. Lo so amico mio. Io sto giocando da Series X e ce l'ho già da, penso, un anno, l'Ultimate. E qui serve qualcuno, secondo me, ragazzi. E allora, scusatemi se vi leggo dopo. Infatti, Bonac t'ho letto dopo, anche te, Willis. F1-21. Sì. Beh, diciamo che puoi giocare l'F1-21, che comunque è bello. Poi, se Game Pass Ultimate è una figata assurda, eh. Adesso poi usciranno Scorn, usciranno giochi strafichi, ragazzi. Io non vedo l'ora che esca un sacco di giochi strafichi.
e non vedo l'ora di che esca anche il Forza Motorsport 8, che poi tra l'altro sto aspettando di comprare sto Fanatec che non si trova di Dipro, così posso usarlo sia con la PS5 che con la Xbox Series X, perché se no non ho il volante e giocare col pad è un po' meglio. Allora io sono a casa, allora Bonac, grandissimo amico mio, visto che anch'io sono a casa a fare un cazzo e a me le vacanze piacerebbe passarle tutte sul divano, anche se poi mia moglie Carla mi farà uscire qualche volta, purtroppo lei è andata al lago con Leonardo e Olli. Buone vacanze anche te, mi spiace per il tuo dito, però le passiamo insieme perché farò tante live sia su Twitch ma anche su YouTube, ok? Quindi segui anche il mio canale YouTube, io adesso ti posto, probabilmente sarai magari anche iscritto, però te lo posto lo stesso, dove se non mi vedi qua sono a fare le live su YouTube. Faccio un po' e un po' perché così accontento un po' tutti, non mi fossilizzo solo su allora sei senza volante ora. No, per la PS5 funziona il G923, però il G923 sull'Xbox non va, ho già provato. Mi dicono dei ragazzi che bisogna comprare dei crocchiettini lì, ma costava 80 euro un crocchiettino, faccio prima a comprare quando troverò il DD Pro e boh. Capito? E il G923 funziona per PC e sulla Xbox e sulla PlayStation 5. Non funziona sulla Series X. Purtroppo è così. The Ganganay bought several thousand soft drawing pencils. E me ne sono reso conto dopo. Forse il G29 funziona, però non te lo so dire perché c'è la versione PlayStation e la versione Xbox, c'ha i tasti diversi, eh. Allora io vi lascio, ragazzi. Quello Morris, amico mio, come stai? Grande Maurizio, che bello che sei arrivato. Allora sto provando, vi lascio Bonek e Willy, se tutti il mio Discord, se volete entrare. Sto provando questo gioco su Series X, amico mio. Maurizio, dobbiamo sentirci, devo anche chiamarti, magari oggi. E niente, ragazzi. Faccio un po' fatica a leggere la chat perché non. Allora, scienziati, ma tu sono scienziati? Discorsi motivazionali. No, non c'è un. Ok, grande amicizia, qualcuno si è amicizzato. Allora, vabbè. Vediamo un attimo, riprendere, salvataggio, riavvia, modalità foto, mappa, menu principale. Ma io che devo fare adesso? Che cosa devo fare, amico gioco? Allora, questo che cos'è? Gestione. Un po' devo ambientarmi. Ah no, qua si può fare soltanto, costruisci. Ah, l'aria doccia, ragazzi, l'aria doccia. Allora, ho provato Race Room Experience, ma è per PC, su Steam, gratis, bel simulatore. Ah, Race Room, davvero? Ok, Maurizio, ti chiamo quando finisco, grazie mille, amico mio. Ah, oh, grazie che hai riscattato il messaggio. Allora, no, Google, non rompere le scatole. Intanto entra Google, ragazzi, non so perché. Ehi, Google! Abbassa la TV di 8. Ti ho abbassato la TV a tutti, ragazzi. Su Steam. Ah, che carino. Race Room. Ma è serio o è uno di quei giochi un po' stupidini? Cioè, capisci, no? Nel senso, o è un simulatore o è un gioco un po' così. Allora, le docce io le farei qua, ragazzi. Non so perché, ma io le docce le farei qua. Oh, allora. Students are reminded facciamo una, to find themselves. Due, tre. Guarda qui cosa combina Marco Dranz. Quattro. Cinque. Sei. Sette docce. E voi vi starete dicendo, la Madosca, sette docce. Due. Sì, ma perché ci
Ok, dopo vado a dargli un'occhiata a vedere che gioco è. Is all fishing trips and A-grade hijinkery. No, no. I also took a great deal of substance from the many mentors and role models in my young life. I'll never forget the professor who took my introduction to advanced thinking course at university. He once told me, Ricky, I don't think you'll ever understand what I'm saying. La porta. Le docce, i cosettini, il gel, lo mettiamo. Mettiamo il gel, ma dove lo possiamo metterlo? Bello, grazie per la dritta, Willy. Dopo vado a vederlo, anche se poi non... lo mettiamo qua, eh? Li mettiamo qua perché in era Covid è meglio mettere i gel dispenser delle mani un po' dappertutto, anche in entrata, io direi. La prima cosa il gel, mettiamo due bei dispenser di gel. Ok, un lavandino glielo mettiamo dentro, oppure questi ragazzi qua, no, dobbiamo fare le docce, non c'è bisogno di lavandino. Vuoi vendere questi oggetti in 90%? Cos'è che non mi ha validato? Vabbè, allora ragazzi, adesso avete anche le docce, non rompete le scatole. Allora, mostra obiettivo, ma li fai vedere. Oh, completa. Un elaborato in biblioteca. Assumi un assistente. Oh, così voglio. Assistenti. Oh, allora, vediamo un attimo. David Triton, Lydia Power, Osland Strong e Ag Cougar. Allora, andiamo con Lydia. Oh, Lydia costa un botto, eh? No, andiamo con David. Oh, vabbè, allora. Lydia. Ah, però Lydia è librosa, eh? Vabbè, dai. Lydia, mi costi un botto, io te lo dico. Vai direttamente dentro e fai la brava. Ok, completa un elaborato in biblioteca. Beh, adesso deve un po' lavorare la ragazza. Questo perché vuole le patatine? Cosa che vuole? Not on your CV, it didn't happen. Not to me. Affamata. Scusa, ma non c'è il... Secondo me potevano però fare Lloyd. Secondo me potevano fare alcuni nostri studenti stanno nel laboratorio. Allora, diciamo la verità, la biblioteca è un po'. Thanks for joining me on a lovely walk down memory lane. Before we go, I just wanted to remind you that glory days aren't just for the young amongst us. In truth, there's no way I'd rather be even here with you at 2 Point Radio. Today's show was sponsored by Bungle Kitty Litter, the litter tray that'll make your critter's day. Students are reminded to set reminders. Guardate ragazzi, felicissimo il tipo, guardalo. Ma nessuno che si chiede, raga. Tutti in piedi, si elabora in piedi, eh. Un elaborato in biblioteca in piedi. Vedersi, non fa più. Oh, guarda il tipo che l'ha fatto. Grandissimo, grandissimo. Supera una lezione di scientologia con un voto di B. Ma lei è contenta oppure no? Ritorno al laboratorio. No, qui è solo vendita, eh? Oh, 4.000 profitti. Ah, eccolo qua. Allora, eccoli qui che entrano dentro i ragazzi. Stanno elaborando le cose scientifiche. Students are asked not to ask questions. Quindi nessuno sta dormendo, i bagnozzi e le doccette sono qui. Magna magna, possiamo
aggiungere un magna magna volendo, eh. Sì. Possiamo farla un po' più grossa questa area. E, no, io lascerei assolutamente lì così e mettiamo due belle spazza. The administrator is reminded to stay hydrated. Ok, lui è abbastanza felice il ragazzo. Sì. Supera la lezione di scienziologia con voto di B. Ci sta. Allora, adesso bisogna aspettare un attimo. Che devono... Students are reminded that some grades are personal. Una faccenda personale. Ok. Students are reminded that there's no such thing as free time. Two Point Campus, dai amici, supera sta lezione 85. Dai, dai, 95, dai! Announcement. Hitting the box doesn't mean what you think it means. Sì, sono passati... A una streaming sita C a un'ottima B. Oh, bravi raga. Oh, corso base gestione campus. Ego la stima alle spalle. Ho capito. Ho capito. Un po' ho capito. Allora, congratulazioni, ho ottenuto dei kudos. Ah, i kudos servono per sbloccare oggetti. Sblocca un oggetto con i kudos. Facciamo...
You're listening to Campus Radio. I'm Felicity Bellbottoms, narrating your coming-of-age story in all its awkward post-adolescent glory. Here's a song that perfectly captures the mood. Plagiarism is not a belief system. Albu, oh mio Dio, Live 6. Bello, buono, eh? Sì, quello. Non parliamo adesso, quelli. Sì, io voglio mangiare due bistecche di quello. Una... Tuition fees may be spent on administrative bonuses. Allora, sblocca un oggetto coi kudos. Allora, X. Oh mio Dio, live con Xbox, grandissimo, amico mio. Ah, guarda qua, aspetta un secondo. Contenere tracce d'arancia. Diverti Star la mente e la bocca. Quanti kudos mi ha dato però? 230, non è che c'ho tanto da fare. Ah no, beh, sono 100 però. E i soldi? Ah beh, i soldi io ho 300.000. Un sacco di cose. Ah, sblocchiamo quei kudos perché è una missione che devo per forza fare, eh? Io direi che questa, allora, distributore, tracce di arancia, diverti la mente, dai, X. Vuoi sbloccare con 100? Sì. Students have been spotted eating what some are calling sala studenti. Everyone is asking where they can get a nice looking baguette. Allora, andiamo subito. We don't have an answer for you, but join us for some wild speculation later in the show. Prima di tutto andiamo subito a mettere questa cosa fittissima, eh? There's a fly in here. Perfetto, guarda qua che roba. Poi abbiamo completa il primo anno al campus, va bene, per le città, costruisci la staff studenti, allora costruisci sala studenti. Allora, se facciamo così dite che ci siamo. Ok, quindi c'è un tavolo, quindi c'è un divano. Quindi c'è un ricette, c'è un po' troppa roba, eh. Mettiamo un frigo, un lavandino. This is a test announcement, not a real announcement. Pensa. E poi vabbè, il dispenser lo metto qua. Che cos'è? Ah, qui potevo farla più grande. Oh, il calcetto, dai. Calcetto, il calcio balilla, raga, è tanta roba, eh.
poi di fianco ci mettiamo un bel gioco. No, 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 no. Vai, vai. Voglio proprio vederla. Ma questa che stanza era, scusa? Questa è la stanza dello studente. Oh, ho sbagliato, non so. Ah, è... Vabbè. No, 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 no. Allora, come stai, Kevin? Hai visto che figata, amico mio? Lo staff lo facciamo entrare dalla porta in fuori. Allora, lo staff, diciamo che sono i professori, gli mettiamo due librerie, un tavolo, un dispenser, poi gli mettiamo qua questo. And now, here's Wanda with the latest music trends. E snack. E poi gli mettiamo una poltrona. Yes, those little rectangular guys are all anyone who's anyone is listening to. Quelle di poltrone che si mettono a chiacchierare tra di loro, questi pro. Tapes end. Poi gli buttiamo un cestino, perché dobbiamo ricordarci di lasciare tutto pulito. E una lampada, è una lampada. Una lampada. Oh. And they've gone out of style. La lampada in mezzo. Perfetto. Secondo me è uno spettacolo, Is non-refundable. Ok, allora dobbiamo comprare un membro dello staff. Docenti. Allora, assistenti inservienti. Secondo me. Dobbiamo prendere uno che fa tutto, ragazzi, che stanno pensando a essere in tanti, Questo non è molto felice, non è molto felice, ragazzo. Come mai sei triste? Vabbè, vabbè, ragazzo, paga le tasse, paga le tasse. Completa due elaborati, Ah. If you don't know where your class is it really worth going? Ciao Andrea! Scusami Andrea, non ti ho visto adesso, amico mio. Sì, sto facendo la mia prima live su Xbox. Devo ricordarmi che la webcam è di qui e non più di là. E sto provando Two Point Campus perché mi piace tantissimo, Andrea. Non ho la chat a monitor, devo capire come si fa adesso che hanno integrato Twitch nella Xbox Series X. Se mi viene fuori a monitor sarei molto più contento. Devo chiedere a qualcuno o vedere un attimo se si può fare, perché non so se si può fare. Blocca posizione. E niente, sì, sto provando perché sinceramente è talmente bello il gioco e voglio incominciare a... We're sorry for the litter that you... Oh, sorry, that's mine. A usare la mia Xbox, perché tra un po', amico mio, usciranno i giochi veramente fighi. Ed è una figata, sto provando. Allora, questo che cos'è? Super amicizia. Ah, questa sala io la devo far più grande, ragazzi, perché è veramente una sala troppo piccola, At Bungle, we know what young people want in a motor vehicle. Independence. Incredibile questa sala. Wheels. Bettone per salti. Vabbè, non possiamo. Beaver from Bungle. Possiamo farlo. The car that puts the E. Scusami, ma non posso pagare coi soldi? Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti su Point Campus, prima live di Marco Drums Games della mattina e con Xbox Series X,
Allora, lettone per salti non posso. Security breach. Please change your passwords. Sorry. Questo qui sicuramente avrà detto: ma chi è quel minchione che ha messo una seggiola con la scrivania in mezzo alla stanza? Ed è Marco Dransky. Vai tranquillo, te l'ho messo io. Allora, questa sarebbe la biblioteca. No, 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 no. Allora, ragazzi, io questo, però la biblioteca, sinceramente, la farei un po' più grande. Ho sbagliato un po' a farla e la farei così, Perché non la fai allargare? Perché non me la fai allargare? Perché no, 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 assolutamente no. Non me la fa allargare. Perché non me la fai allargare? Vabbè, non ci interessa. Allora, il laboratorio scientifico. Ho già detto che il lettone per salti non lo so fare. Ciao amici, allora mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Porto un sacco di giochi Xbox Series X, Day One Edition, PlayStation 5, il nuovo God of War e tanti altri giochi, Oltre Gran Turismo, Formula 1, che sono i miei giochi principali, e Assetto Corsa Competizione. Quindi, il laboratorio scientifico. Come lo posso portare a livello? Perché il gioco non me lo spiega? Perché forse, ragazzi, forse dico... un altro laboratorio. Students are reminded to be in two places at once. No, non lo voglio. Non lo voglio così. Gioco. Dimensioni della stanza non rispettate, fammela fa più grande. Laboratorio scientifico, i laboratori scientifici, ragazzi, sono grossi, la loca, la loca. Mamma mia, raga. Se devo solo mettere... Allora, vabbè, facciamo così, facciamo pannello qua, il macchinario, lo mettiamo di qua, io penso di spendere un sacco di soldi per niente, Qui mettiamo un bel pannellotto. Next thing I knew, it was gone, and I was holding this really nice looking baguette. What a day. There you have it. Lightning doesn't tend to strike twice, but here's hoping for more serendipitous past events in our collective future. Okay. Ci mettiamo roba scientifica anche qua. Era un po' vuoto qui, sì. Vuoi sbloccare questa stazione scientifica per 15? Ce li ho. Sì. Perfetto, Dormitorio di livello 3, ce l'abbiamo. Felicità studenti. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, benvenuti, benvenute. Peccato che non si veda la chat. Esatto, esatto. E non riesco a capire, tu per caso sai come si può fare? Allora, vediamo un secondo. The more you revise, the longer you've been revising. Allora, beh, dopo la vedo, dai. È la prima live, ragazzi. Sviluppa due amicizie, di questo soddisfa due obiettivi personali. Oh, guardate che è il mega... Oh, questo sta a dormire. Ah, c'è il tipo... Che sta
legnando mentre il professore studia. Allora, quindi come a completa il tuo primo anno al campus, va bene, sviluppa due amicizie di questo grande amicizia. Ah, forse stanno parlando, raga. Questi si stanno ammiccando, guarda che belli amiconi. Peccato che non si vede la chat, hai ragione, non riesco a capire perché. Oh, felicità media sta aumentando. Questi due stanno chiacchierando, ma ce la stanno mettendo un po' troppo. Non ci sono altri due che vogliono farsi una bella chiacchierata. Questo se la dorme. Buonanotte. Questo... Ah, è corso finito. Vediamo lo studente che si fa una bella giocata di flipper. Dai, muoviti. No, si mangia una mela. Vediamo un attimo. Dai, tipo, mangia la mela e vai, mi sembra un po' così, eh. Non lo so, se l'aveva Leo. Ok, allora. Questa qua, l'acqua, raga. E vediamo un attimo. Qua sono tutti svegli. Ogni tanto devo dare un occhio alla chat, raga, perché se mi scrivete non riesco a vedere. Oh, vediamo. Ah, l'ha tirato fuori... In boot, il come si chiama questo qua verde? Ha tirato un po' dalla tasca. Questo si è fatto. Allora, mi raccomando, in serviente vai sempre a pulire il bagno. Ah, guarda il tipo, bravo. Si mette l'igienizzante, bravo. Ok, allora cerchiamo soldi. Io ho le erbacce dei giardini di campo che possono eliminare il servizio. Ah, ok. Ok, le erbacce di serviente. Bisogna trovarne uno. Ma gli inservienti... Non ne trovo uno che leva le erbacce, eh? Potenzialmente non mi stanno usando corrige anche. Prendiamo uno del 17.000 che corride anche alle 2. Students are reminded that this is the fun part. Soddisfa due obiettivi personali, quindi docente. Morale. Lezioni. Abilità d'insegnamento. Si muove più velocemente. Forse ho beccato questo. Dai, giocate a calcetto, così vi... You're listening to Two Point Radio, the place your ears call home. We've got a barnstorming show for you today, but before we kick down the door and go straight for the animals, soak in some sonic excellence, play the track, and we'll be right back. I due che sono grandi amici. Come gliela faccio la relazione? Thank you.
orari. Oh, gestione costo. Credo di non avere il cudo. Allora, loro hanno due laboratori, ma c'è solo un prof, forse. Security breach. Please change your passwords. Sorry. Allora, sono tutti allo stesso. Logan, Donald, Joel. Nessuno. Dobbiamo per forza fare un altro corso, secondo me. Oppure non ci viene nessuno. E il professore era questo. Potrebbe anche essere. Visto che abbiamo due inservienti, io farei anche Eric. Sì, dai, vediamo anche lui come inserviente. Perché sinceramente. Ho fatto una biblioteca, ragazzi, veramente ridicola quasi. Skills are non transferable. Questi sono gli obiettivi della carriera. Accademia della Contea. Bellissimo, Marco Dran, siamo terzi, eh. Allora, studenti 55%, siamo al 66%. End of year is approaching. It's too late to start trying. Ma personali miei sarebbero? Ah, ok, così è normale. Ok, c'è successo qualcosa. Estratto conto. Ah, okay. Oh, lettone per salti. Come faccio a avere il cudo? Non ho il cudo. I seem to have sat on something sharp. We're not sure exactly what it is or what the consequences might be, but we'll update you as soon as we know more. Can you see it? Look at that. Is it in me? Tell me it's not in me. Staff are reminded to be inspirational. Non è qua. Un sacco di roba, raga. Tavolo automobile. Ah no, il lettone per salti mi sa che è proprio una cosa che si blocca a parte. Questi stanno parlando, ma non si riesce a trovare un altro. Nel caso non è. Ora. Allora, tra 5 giorni, aspetta, voglio vedere il nuovo candidato tra 5 giorni, ma magari quello giusto, magari è proprio quello che ci serve. Summer break would be a convenient time for construction. Un anno! Stati medi, bella! The academic year is now over. Avvia anno accademico. La pausa estiva. The yearly results are in. Wow,
Didn't we do well? Allora, gestisci i boss. Oh, vedi? Ok, facciamo un'altra cosa. Realtà virtuale, figata. Oh, vedi? Cambiamo un nuovo lotto. Questo? Questions. Yes, we are testing you. Ma forse l'ho già acquistato perché vedo che va 25, 30%. Qual è che ho acquistato? Scusate, ragazzi. Io spero di aver acquistato questo, ma credo di no. Wouldn't a questo punto, you know, eh? I'd sat at a sprig of holly from yesterday's lunch. That's the risk you run when a little d'acqua. Ma sei serio che ho comprato quel lotto qua? Mi sa di sì, raga. It's not the first piece of holly I've sat on, and it certainly won't be the last. Cominciamo a essere un po' strettini, eh. Io il laboratorio di realtà virtuale dove me lo ficco? Eccolo qua. Io ho comprato quello in Polonia. C'era questo, raga. C'era questo. E invece io ho comprato questo qua. Allora. Students are reminded to be in two places at once. Dai, che è arrivato il lotto nostro e facciamo il corso. Ok, puoi con il controllo se hai il cambio di nuovo aspettato. Laboratorio docente in normalità virtuale. Allora, il laboratorio della realtà. Oh, è difficile. Allora, facciamolo qua. Ok. Facciamolo così. Ok. Facciamolo. Allora, lo sapevo che devo farlo più grande, raga, eh. Però ho sempre voluto... virtuale. If you don't know where your class is, is it really worth going? Questo muro. Poi ci mettiamo il dispenser, appena si entra. E non c'è altro. Ok, l'abbiamo creato. Andiamo. Normalità virtuale, vedi? Stipendio base. Harky, Isabel e Ingrid. Allora, prendiamo Isabel. Isabel mi piace. Quindi facciamo, perché sennò la povera Isabel dove va in bagno? Allora gli facciamo un bagno. E non gli facciamo la stanza studenti, stavolta. Facciamo la porta qui. Due. Oh, I don't know. Tre. Where do we start? Quattro. Cinque bagni. Mettiamo il orb. Uno. I could really do due, with a sense of purpose. Quattro. Foundation. Cinque. E facciamo un bel cestino, il bel coso per le mani, post covid ci sta. Frequently asked questions. No, you can't have an extension. Ah, il così, bellissimo bagno, eh. Io direi che lei può essere anche
requisiti auditorium. Ok, inserviente, vediamo se c'è qualcuno. 26.000, perché dovrei darti 26.000 quando ne ho uno da 23.000? Lavori qua. Dobbiamo fare la auditorium, raga. Frequently asked questions. No, I've not seen your frog. Perfetto. Perfetto. Qui abbiamo un auditorium più figo, ragazzi, eh? Ok. Qui noi possiamo mettere, perché non vorrei creare troppe stanze, allora gli mettiamo la macchinetta qua. Poi gli mettiamo la macchinetta della bibita e gli mettiamo la macchinetta, poi gli mettiamo qui, non si può mettere nulla, possiamo mettere l'acqua, mettiamo due bei dispenser d'acqua, gli mettiamo le panche, raga, perché come sapete bisogna anche... Students are reminded that some grades are personal. È un bel cestino. Ok. Cominciamo l'anno. Vuoi davvero cominciare con questi corsi? Sì. The timetable has now been published. Schedule your lives accordingly. Ok, vediamo questa stanza incredibile, a dire questo punto, che l'ho fatta da piccola e esagerata. Richiesta panchina nel parco. Students should check in before trying to learn. Ciao Bragali, ciao amore! Purtroppo la chat separata, non riesco a seguirla subito, devo capire come si fa con la chat più in tempo reale. Però ciao amore mio, come stai? Tutto bene al lago? Sono felice. Sto provando la mitica Xbox. E anche qui io vorrei costruire delle panchine nel parco, eh. Dove le vado a recuperare le panchine? E buongiorno amici, sì, sono entrati prima i nostri amici, adesso sono un po' usciti, sono solo in due. Ma tutto bene, tutto bene. They told me I'd regret putting sundials in the booth. There aren't even any windows, they said. Vabbè, niente, la cosa del fatto non riuscirò mai. More timeless radio after this silky little number. Diciamo che forse... This is a test announcement, not a real announcement. Dovrei fare il coso da studenti anche di qua. Oh. Io non spenderei tanto per adesso. In lezione virtuale c'è qualcuno o si sono dimenticati che nella questa parte di campus abbiamo un professore? Perché credo... che si sono dimenticati. A meno che... l'ho capita. Dobbiamo fare il dormitorio. Il bagno ce l'abbiamo. A meno che dobbiamo fare il dormitorio, ragazzi. Eh sì, ho paura. Dobbiamo fare il dormitorio. Allora, io metterei i letti.
Mi facciamo fare una fila, perché qui di ragazzi ce ne sono tanti, eh. Le scrivanie le metterei davanti, così imparano i ragazzi a gestire letto e scrivania loro, proprietà. Ai kudo non ne ho tanti, quindi per adesso li mettiamo in cestino. E gli mettiamo una bella scritta sul muro, così loro sono contenti. Io farei anche una bella, così, perfetto. Livello 7 del campus, sono felice. Oh, qualcuno, hai visto, facendo il dormitorio, supera una lezione di virtuale, perché sta arrivando lo studente e sta arrivando il prof. Allora, vediamo un secondo che cosa faranno mai questa lezione di virtuale. Bacio, andiamo a fare un giretto in pedalò. Ciao amore mio, buon viaggio. Ciao amore, divertitevi. Ah, la realtà virtuale è così. Prendono il visore e vai là che va bene. Ma il professore c'è? Ah, è questa qui. Spiegando, mentre questi stanno viaggiando nell'oblio di un videogioco. Questo qui non so che cos'è. Cos'è? Oh, il tipo si sta sedendo al PC. Sta parlando con nulla. Oh, vediamo. In traffic and bang, a boiled egg just for you. You see, eggs have a case or shell that's perfect for keeping. È comunque un videogioco, secondo me è tipo quello. Two boiled eggs in my pocket right now. Give it a try. There's a fly in here. Ce l'hai fatta? Piacevole? Oh. Non credo molto piacevole. Allora, se noi compriamo, scusate, virtuale, no, ma non voglio il no, io non voglio comprare il, io voglio comprare uno di questi, sono oggetti. Frequently asked questions. No, your chicken should not be pink. Gli scientifici non si trovano qua, eh? Ok. Ecco qua, aggiungi oggetti. Ah, eccolo qua. Ok. Così non deve aspettare, eh. Dai, siediti però, te l'ho messo l'altro. Hard work may or may not pay off. Sto viaggiando con una hypercar. Secondo me è Gran Turismo 8. Che
progetto, richiesta bandiera. Sarebbe? Maintenance announcement. Plants need water, remember? I've just eaten a pocket egg. How are you? I must remember to boil another batch and take them to my next book club meeting. Yes, I've been in a book club since I was a boy, and this is my third attempt at the Salty Minstrel. One of the county's first books. I really do struggle with the old language. In fact, I think the only words that are the same are salty and minstrel. Allora. You think it was enough, but it's not. Allora, ragazzi, facciamo ancora un quarto d'ora, poi stacco, eh? Molto, molto bello questo livello campus. Please drink some water. Thank you. Che figata! Questo è quello delle patatine. Dai, come si fa a cancellare? Students are reminded that I'm not your mom. Raga, ci sono le patatine. Inserviente, ai ai ai, caramba. Prendiamo scopo. C'è i... E qui c'è, cioè, ha un senso. Vero problema di questa parte del campus è che dovrei togliere tutto questo. Students are reminded to have the time of their lives. Assolutamente sì, perché ho sbagliato. Ci va un laboratorio di realtà virtuale in campo. Ah, è proprio davanti alla porta, eh? Ci sta. It's time for the question of the week. We asked,
Which instrument is the funniest? We had some great replies, including quite a few we can't read on air. You're a vocal lot, you really are. Knock, knock. Who's there? The answer. The answer who? The answer is the trombone. Questo io lo vorrei. No, that is funny. I'll be laughing until next time. Fairly good and fairly well. E io vorrei fare una cosa di qua. Janitor required for groundskeeping. Thank you. Ok, dai ragazzi, 10 minuti giusti e... e stacco un attimo, vado a mangiare, poi ci vediamo nel pomeriggio. A sto punto non so se continuare... Vabbè, ci sta. Allora, livello medio ci siamo. Ho preso la CPU. Soddisfatti 4 di 10. Qua abbiamo un altro laboratorio, ma credo di non avere il docente giusto. A livello inservienti dobbiamo comprare qua. Ma che docente è? No, normalità virtuale. Unattended sandwiches will be eaten by me. Vuole uno simpatico, eh? A livello soldi non so neanche se sta andando poi bene o no. Vi dico la verità, un assistente, questo è simpatico, eh? Mettiamo un altro assistente perché in teoria qui dovrei anche mettere questo qua. Mettiamo due tavoli, eh? Gli mettiamo il coso da giocare. Magari gli mettiamo un coso dell'acqua, eh? Io direi che è molto bello, Livello del campus 9. Open day! Rapporto amicizia, server... Spieghiamo. Allora, sto rapporto amicizia mi sembra più una roba di love, eh? Loviamo. Serve una stanza valida per panca dell'amore. Vediamo se parliamo di qua. Perché magari va messa qui. Tuition fees are expensive. An education is una priceless. Stanza valida per panca dell'amore. Ok, non ce l'abbiamo. Oh dai, oh dai. Era da esterno. Vabbè.
tavolo per gioco. E ragazzi, ho finito il culo. Un po' troppo esigenti, eh. Oh, qui si fa festa, eh. Ah, questi vanno sulla panca. Vediamo. Sì, panca dell'amore, ma è dell'amicizia. Comunque. Ah no, questi non vanno qua. Ragazzi, vanno. Non è uno studente. Ah, ok, è un cazzaro che passa di qua. È uno di quelli che viene a vendere la droga. Bisogna... Allora, qui ci sono solo 4 bagni, ragazzi. Comincia davvero... a essere grosso, grosso ma grosso ma grosso. Se magari bisogna fare un bagnetto in più. O l'allarghiamo un po' in qua. Però non è proprio il massimo. Belli gremati, eh? Come piacciono, come non piacciono a me. Gremati. Va bene. Dai che ragazzi, grazie per essere stati con me, anche se la chat purtroppo non... Ah, ecco, una bella forza. Eh sì, amico mio. Eh sì, Kevin. Ci starebbe un forza e tanti altri giochini, ma io ti dico la verità, questi giochi qua mi fanno impazzire. Troppo belli. Ho aperto una schermata che non avevo mai visto. Sono troppo belli, mi fanno divertire, mi fanno fare le cose. Guarda che sto facendo una relazione. Serve un'assistenza in biblioteca 1. Un'assistente in biblioteca 1. Ok, ce ne vuole una che faccia un po' di... Felicity Bellbottom speaking for you, the students. Che sia un po' simpatica, un po' simpatica. Secondo me bisogna creare una sala studenti. Distracted students should pretend that they're listening. Ecco qua, con il calcetto, un bel divano. Facciamo la easy. Il calcetto, così lo usano. Il vagabondo. È un... mettiamo un microonde se devono farsi un po' di il lavandino per lavare i piatti. Penso di aver fatto una stronzata, eh? Perfetto. E bisogna fare anche una stanza, la faccio subito sennò poi mi dimentico. Punto, bisogna fare le docce. Frequently asked questions. No, I will not be your friend. Il bagno l'ho fatto, bello grosso. Le docce le facciamo. E gli mettiamo i cosini. Bene, perché non voglio fare le cose come a volte trovo in palestra, ci sono 4 bagni e 2. Uno. Tu lo mangi? E 2, si accontentano di 2, ragazzi. Ok, Y. Quindi hanno dormitorio da mangiare, questo si potrebbe spostare anche un po' più indietro, eh? La sala strafichissima, i bagnozzi, il corso, e possiamo tranquillamente fare il laboratorio scientifico. Ok,
shouldn't struggle to get enough sleep. That's why Campus Radio's very own Maggie Watmore has been trying out the latest techniques to fit some much-needed rest into a busy schedule. Almeno i ragazzi sono felici. L'unica cosa che non saranno molto felici sono... That's right. I've been trying out power nap. L'aula per gli insegnanti, sweeping through campus like that fungus in the showers. For those of you that don't know, power napping, or turbo kipping, is a practice that allows you to sleep on the spot, grabbing some valuable rest time between classes. A meno che tolgo due tavoli. I think I did it for a moment, but then I realized I was 45 minutes late for a lecture. But no, yeah, I actually feel really well rested. Facciamo proprio un'aria così. Janitor required in bathroom. Strana. E gli facciamo la stanza dello staff. E loro piacciono molto le sedie, eh? No, potevate girarvi, Cici Ricetti. Potevate inclinarvi per così, scusami, eh. Cici, adesso va bene tutto, ma... Students are reminded to find themselves. Allora, diciamo che questo campus è un po' incasinato, se dobbiamo essere un po' sinceri. Però c'è tutto, ed è molto, molto bello, secondo me. Allora, salvataggio rapido. Menu principale, salva esci. Ok, Two Point Campus, prima live di Marco Drums Games su PlayStation, su Xbox Series X. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo oggi pomeriggio con qualcos'altro che non so. Ciao a tutti amici. Allora, dovevo capire come chiudere la live. Schiacciando il tasto PS. Andando sul streaming in diretta. Come stream, microfono, opzioni webcam, altro, audio gruppo, risoluzione, regola impressioni, no, non c'è la chat ragazzi. Va bene, ciao amici, alla prossima, ci vediamo oggi pomeriggio, ciao!